12 e 22 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Oggi è il 9 di ottobre e quest'oggi parliamo di un tema davvero interessante. Mi sono venuto a trovarci il presidio di Unilibera, di Libera Milano, dell'Università di Milano. Buongiorno ragazzi, grazie mille di essere qui. Qui con noi oggi Anna Sparavigna e Giulia Rocchi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. Grazie di essere qua. Unilibera appunto è il presidio di Libera Milano all'interno dell'Università di Milano. Come è nata, da quanto esiste e che cosa fa all'interno dell'università? Allora, Unilibera nasce nel 2013 a seguito dell'esperienza della nave della legalità. L'esperienza della nave della legalità, appunto, è questa esperienza che è stata fornita ad alcuni studenti del corso di sociologia della criminalità organizzata e che consiste appunto nel vivere l'esperienza del 23 maggio a Palermo tramite quindi la nave, che è una nave che parte appunto da Civitavecchia e arriva al porto di Palermo. Dopo quindi questa esperienza molto forte, i ragazzi hanno deciso quindi di mobilitarsi, hanno deciso quindi di creare anche a Milano un presidio che appunto fosse interno all'università. Questo presidio era nato quindi all'interno della facoltà di scienze politiche, ma ad oggi il nostro presidio è un presidio molto aperto a tutti, molto numeroso. Abbiamo studenti da tutte le università e di tutte le facoltà. Quindi è un presidio sostanzialmente universitario, noi siamo tutti appunto universitari e le nostre attività, il nostro campo di azione è prettamente l'università, anche se appunto abbiamo altri progetti. Una serie di progetti che poi portiamo avanti anche all'esterno dell'università, però nasciamo all'interno dell'università, esatto. E il nostro obiettivo sarebbe quello di riavvicinare ancora una volta, perché comunque sono 6 anni che è nato, però la fiamma deve sempre rimanere accesa, quindi cerchiamo sempre di attirare nuovi ragazzi interessati al tema, ovviamente. Perché la scelta appunto di presidi di Libera Milano, ce ne sono tanti, perché la scelta appunto di aprire l'unità del mondo universitario? Perché comunque il bacino che fornisce l'università è un bacino importante e deve essere sicuramente sfruttato. Quindi, appunto all'interno dell'università abbiamo molte persone che studiano, che si interessano e che si vogliono formare, e quindi una formazione a 360 gradi deve sicuramente ricomprendere, secondo noi, anche una formazione su questa tematica particolare. E appunto quindi quello che noi cerchiamo di proporre è una maggior conoscenza, e responsabilità circa appunto questa materia. Responsabilità che appunto non sempre nasce, però che comunque è sempre importante si provarci e continuare a cercare di far interessare appunto i ragazzi, soprattutto giovani, perché poi appunto sono quelli che poi entreranno nel mondo del lavoro e quelli che poi dovranno appunto gestire e vivere con responsabilità e con correttezza, no? Concorrenza appunto, e conoscere appunto i rischi che in cui uno può incorrere nel momento in cui si affaccia in un mondo, nel mondo del lavoro o comunque nel mondo che ci aspetta. Anche perché appunto sembra quello del mondo delle mafie su cui Libera appunto opera un mondo lontano da noi, però dice appunto basta poi entrare nel mondo del lavoro e ci si può incappare senza neanche troppe difficoltà in realtà, trovandosi lì a doverci convivere, vivere o lottare, uno decide cosa fare, no? Purtroppo la mafia è ovunque, non si vede e subdolamente probabilmente. Noi non la vediamo spesso, magari a Milano soprattutto si pensa che sia un fenomeno lontano, che non è ancora arrivato, ma ovviamente interessandosi al tema è veramente basta poco per capire che davvero il malaffare è ovunque e che secondo me la forza di Milano e di guardare il fenomeno ai giorni nostri in questa realtà è proprio il fatto di poterla guardare con una lucidità e una freddezza diversa che magari nel sud Italia non si ha. Nel sud Italia si nasce con la mafia e purtroppo la mentalità mafiosa è talmente tanto radicata.
all'interno della cultura che non si riesce anche a volte a discriminare cosa è mafia e cosa no. Quindi il punto di forza, secondo me, di Milano e di far conoscere la mafia in Milano è proprio quello, cioè di far capire quali sono i suoi punti di forza, ma anche poi dove si può andare a intaccare questo fenomeno. Perché però ancora lo vediamo, lo sentiamo lontano come problema invece? Forse perché è poco conosciuto, e il fatto di far nascere un presidio universitario, in realtà stanno nascendo anche presidi studenteschi, quindi presidi all'interno dei licei, proprio perché vogliamo attrarre sempre più forza giovane, sostanzialmente sta proprio nel fatto di capire che in realtà diciamo la mafia sta cambiando, non è più la mafia che immaginiamo noi, che guardiamo nei film, nelle serie TV, è una mafia molto più economica e, come dicevo prima, molto più subdola, che non si vede, non si sente, ma c'è, quindi noi vogliamo farla venire fuori. Hai parlato appunto di film, telefilm, compagnia bella, è una domanda che spesso ci facciamo, no? Quanto in realtà facciano bene o facciano male questo tipo di rappresentazioni? La vostra interpretazione qual è sul tema? Io non credo, devo dire, sono una grande appassionata di alcuni film o di alcune serie e non credo che, anzi, far emergere anche da questo punto di vista il fenomeno possa essere una sorta di incitazione. Secondo me deve essere valutato come il prodotto artistico che è. Poi è inevitabile che, diciamo, mettendosi in luce un determinato fenomeno si possano, come dire, evidenziare aspetti positivi e negativi di una realtà che però esiste, voglio dire, anche un libro, anche un articolo di giornale che ne parla, non vedo perché debbano essere poi tacciati di, non so, incitare, esatto, al fenomeno. Esatto. Sì, sicuramente chi vuole affiliarsi o che comunque apprezza quella tipologia di mondo non credo che si faccia, anzi, non usa Netflix, no, assolutamente, diciamo. Anzi, certo che magari, non lo so, determinati prodotti possono creare un fascino, però da qui a portare un'affiliazione penso che la strada sia poi ovviamente nell'intelligenza di chi guarda, come tutto del resto, quindi In che cosa vi siete accorti, appunto, le mafie sono diverse a Milano rispetto invece al resto magari d'Italia, ed è poi una delle difficoltà, appunto, che abbiamo magari anche nel riconoscerle? Ma non sono diverse, perché le mafie sono le stesse che abbiamo giù, le modalità sono diverse, il fatto che sia una mafia trapiantata, che non è una mafia che è nata ovviamente a Milano, e il fatto che la popolazione la veda ancora come una cosa distante fa sì che ovviamente Milano, che è il cuore economico dell'Italia, venga sfruttata dalle mafie esclusivamente da quel punto di vista, quindi è un po' diciamo il punto d'approdo delle mafie, ma non è che esistono mafie diverse al nord e al sud. La mafia poi, come dire, si specializza in diversi rami, ma è sempre la stessa. La vostra scelta è stata quella, appunto, di andare a parlare all'università, abbiamo capito benissimo anche il motivo, nel senso, appunto, dici, è quasi una formazione, è una formazione, sì, vera e propria, è una missione educativa, verrebbe da dire, quasi. Però immagino che non sia per nulla semplice all'interno del mondo universitario riuscire a parlare, in realtà già parlare universitario non è facile, poi di questi temi, no? Sì, io penso, cioè onestamente mi metto nei panni comunque di un ragazzo che segue tutto il giorno le lezioni o che studia tutto il giorno, diciamo, in biblioteca. Effettivamente chiedere di formarsi anche magari nei suoi momenti liberi mi rendo conto che è, diciamo, pesante. Quello che secondo me però deve essere, cioè deve passare, è che non si tratta di una formazione fino a se stessa o di una formazione frontale, ma si tratta di un modo proprio di affrontare poi tutte le sfide quotidiane. Cioè noi vogliamo far capire la responsabilità che ciascuno di noi ha nell'affrontare questo fenomeno e nel cercare di arginare o, si spera, di sconfiggere questo fenomeno, responsabilità che deve essere appunto condivisa, è una responsabilità che tutti abbiamo. E questo, diciamo, il fulcro fondamentale. Quindi andare a seguire poi una conferenza su un determinato tema, io mi rendo conto che sia complicato, pesante e difficile, ma diciamo diventa meno difficile nel momento in cui ognuno di noi capisce la quota di responsabilità che ognuno ha nella società e nella lotta al fenomeno. Dicevate, voi sono 6 anni ormai che siete in università, però volete, dicevate prima, vogliamo ritornare, cioè appunto, sì. Ci siamo sempre, non siete mai andati via, no, siete lì, appunto, però insomma, tornare ancora più numerosi. So che in questo momento, ad esempio, state promuovendo una iniziativa di Libera Milano, in realtà molto importante, in vista poi della giornata del 21 marzo, giusto? Sì.
Come funziona? Allora, in realtà il prossimo 21 marzo, quindi il 21 marzo 2020, sarà la 25esima giornata dedicata alle vittime innocenti di mafia e si terrà a Palermo. Quindi, data importante, luogo ancora più importante, si è pensato appunto di come dire, creare un'iniziativa diversa che è quella dei lenzuoli bianchi, cioè lenzuoliamo Palermo, quindi riempire Palermo di lenzuoli bianchi come si era già fatto, diciamo, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio. E l'iniziativa, che però parte da Milano, consiste sostanzialmente nel adottare una vittima di mafia, nello scrivere su un lenzuolo che appunto verrà poi fornito a chiunque passerà da noi in sede di Libera a Milano e vorrà scrivere il nome di una vittima di mafia, conoscere la sua storia e poi unire tutti i vari lenzuoli con i nomi delle vittime e portarli a Palermo. Quindi vediamo, appunto, si può tranquillamente andare, in realtà quando volete, nella sede di Milano, che è Via Donizetti 8, oppure scrivere a milano@libera.it e avere informazioni sia sull'adozione della vittima che poi su tutte le info. Sì, la cosa interessante è l'adozione della vittima, che non è che si va lì, si sceglie un nome di una lista e poi si fa il lenzuolo, non è solo quello, giusto? No, l'adozione della vittima è un momento importante, infatti chi vorrà adottare una vittima adotterà una storia che deve conoscere, perché appunto la giornata nazionale di ricordo di tutte le vittime innocenti è nata proprio con la necessità di far conoscere, cioè di ricordare tutte le 1100 vittime, le 1011 vittime, e quindi una vittima che dovrà avere qualche collegamento o con la propria vita personale o ad esempio qualche collegamento, diciamo, geografico, territoriale, quindi non so, magari noi che abbiamo origini diciamo campane, probabilmente sceglieremo una vittima campana, certo. E poi appunto sarà tutto un percorso di conoscenza della storia, appunto proprio per ridare una dignità, dare valore e ridare appunto una storia a questo nome che verrà poi citato appunto il 21 marzo. Chi sono i volontari di Unilibera al momento? Chi sono i vostri compagni di viaggio? Beh, siamo tanti, come dicevamo prima, veniamo un po' da esperienze in realtà diverse, varie università, varie facoltà, però siamo impegnati su tanti progetti, quindi in realtà poi il presidio, come dire, si va a come dire, sottodefinire tutta una serie di altri gruppi e speriamo però ovviamente ogni anno che altri ragazzi, insomma, vogliano unirsi al nostro presidio. Però siamo un bel gruppo. Come si fa, appunto? No, hai detto giustamente, speriamo sempre ci siano nuove persone che si uniscano al vostro presidio. Come si può fare per unirsi? Anche quello tranquillamente presidio? Scrivendo alla pagina di Libera Milano e si possono mettere in contatto, insomma. Perché unirsi a noi? Beh, il perché sta poi a chi, insomma, è toccato, comunque ha già un interesse rispetto al tema, e secondo me nel momento in cui hai un interesse rispetto al tema, il perché non te lo poni, lo fai e basta. Quindi il presupposto, secondo me, necessario è che ci sia la voglia e l'interesse. Se, come dire, il tema dell'antimafia è un tema, come io credo, come noi crediamo, sempre attuale, sempre importante e necessario da affrontare, chi sente di voler fare nel suo piccolo, diciamo, qualcosa, un'attività, una, come dire, un progetto e volersi, come dire, voler prendere parte a questa grande famiglia, lo può fare. Però diciamo, il presupposto essenziale, secondo me, è la voglia e l'interesse nel tema. Giustamente dicevi, bisogna saperne di antimafia, bisogna studiare, e voi l'avete fatto tanto, perché appunto poi aprendo il vostro presidio vi siete formate sul tema, diciamo, ecco, quindi avete tante informazioni. E quali sono quelle informazioni, appunto, che quando magari parlate con gli altri rimangono più sconvolti o comunque increduli all'apprendere certe notizie, soprattutto su magari appunto il contesto delle mafie di Milano o intra la città metropolitana? Allora, la cosa che sconvolge, cioè questa è la cosa proprio che io racconto e sconvolge sempre, è che noi abbiamo avuto un omicidio di stampo mafioso nella centralissima in Viale Montello, uh-huh. Ed è stato appunto l'omicidio di Lagarofalo. Nel momento in cui tu dici guarda che in una via centrale di Milano, tra l'altro nel 2009, neanche appunto 40 anni fa, ma proprio
appunto 10 anni fa c'è stato un omicidio di mafia, tendenzialmente le persone, almeno quelli con cui parlo, rimangono abbastanza sconvolti, incredule, sì, è vero. Chi proprio non sa niente. E sì, io quando racconto appunto magari qualche vittima di Milano, o quando faccio notare la presenza di targhe appunto sparse per la città di Milano, e quindi faccio capire che anche qui c'è stata una strage, la strage di Via Palestro, l'omicidio di La Garofalo, l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, tendenzialmente le persone rimangono sconvolte, perché proprio dicono: cavolo, ma allora anche qua è successo qualcosa, è successo quelle stragi, o comunque sono successe quegli omicidi, che io invece ricollego sempre, non so, a Palermo, a Napoli, al Reggio Calabria, comunque al sud, che uno relega tendenzialmente al sud. Questo sostanzialmente sì, è quello che sconvolge di più, il fatto che ci siano stati degli spargimenti di sangue anche qui. E dove invece nel quotidiano abbiamo magari il rischio di incontrare o comunque incrociare le varie mafie, appunto, che ci sono a Milano nel nostro vivere normale, diciamo, o quali sono i comportamenti che dobbiamo adottare per non venirne a contatto? Beh, questa è una domanda abbastanza insidiosa, perché come dicevo prima, il concetto di mafia, soprattutto poi qui in una realtà come Milano, che è una realtà come dire economica, secondo me il concetto di mafia si incontra anche nel commerciante che non ti fa lo scontrino, anche nel rischio, insomma, di incontrare fenomeni di illegalità, che più in generale possono come dire, sono fenomeni che nel loro piccolo sono mafiosi. Quindi noi, quando studiamo queste cose, ci si viene detto che diciamo la mafia è un po' come una scala, quindi non si deve pensare sempre subito all'omicidio eccellente, alla grande strage, al grande fatto di sangue, ma la mafia si parte sempre, no, come nelle scale, dal primo gradino. Il primo gradino è sempre il micro fenomeno di illegalità, che però su larga scala, e soprattutto se si estende, diciamo, ad un territorio abbastanza vasto, può poi portare a dei risultati catastrofici. Ma infatti la partecipazione al gruppo, la partecipazione Unilibera, diciamo che è importante, anche perché noi partecipando a queste iniziative antimafia non siamo sicuramente diciamo lontani, cioè anzi non siamo immuni, ecco, da un contesto mafioso. L'importante è capire che anche all'interno di ognuno di noi ci sono dei comportamenti mafiosi, o comunque dei comportamenti diciamo corrotti, o comunque diciamo non retti. Perché forse sono più semplici a volte, certo, cioè, sono una scorciatoia, sì, sono quelle, no? Semplici, problema, no? Sicuramente, anche perché comunque siamo diretti, cresciuti, più semplici, più... sì, magari anche il cercare la strada più breve, la strada più facile, ovvio. L'essere furbi. Furbizia. Quindi sono tutti quei comportamenti che non sono niente, no, se presi diciamo singolarmente, ma che poi effettivamente creano tutta una serie di noncuranza nei confronti della res pubblica, del resto. Sì. E che quindi effettivamente sono un terreno fertile poi per una mala pianta più importante. Beh, quando noi parliamo di formazione parliamo proprio di questo, esatto. Non è solo formazione, come dire, scolastica, come ce la possiamo immaginare. Lezioni frontali. Esatto, è formazione a 360 gradi sotto tutti i punti di vista, e anche questo è formazione. Un altro tema importante è quello dei beni confiscati alle mafie. E a Milano ce ne sono un bel numero. Sì. Anche questo forse dà un po' l'idea, appunto, e di quanto è il fenomeno. E anche questa è una cosa, no? Che non si conosce proprio. Beni confiscati a Milano, io penso che veramente ci siano poche persone di Milano che conoscono quanti beni confiscati esistono. Tra l'altro uno... Adesso però devo farti la domanda, no? Quanti sono, dove, quali sono? Vai, Anna. No! No, se non ricordo sono 121 quelli... No? 200 quelli assegnati, 201 quelli assegnati, non ricordo, c'era uno. 201, scusate, quelli assegnati, ma altri, ben altri e più confiscati, appunto. Dicevi, no, ma dicevi, parlando appunto... di Lea Garofalo, c'è diciamo il bene confiscato di Via Varesina, che è stato dedicato a Lea Garofalo, adesso è gestito da un'associazione che si chiama Mamme a Scuola, con la quale l'anno scorso abbiamo fatto una serie di progetti, per esempio. In tutta Lombardia sono 3.177, ok, grazie. Io ringrazio sempre Silvia, la nostra producer, che è molto attenta al tema, quindi mi può dare qualche suggerimento anche da fuori onda.
Ecco, ma questi luoghi appunto quanto sono importanti e quanto dovrebbero forse essere ancora più, diciamo, sponsorizzati? Ah, molto per far di capire... più. Perché credo che a volte sono veramente la nostra, cioè il nostro vicino di casa, in un certo senso, cioè non sto dicendo che il nostro vicino di casa è un mafioso, no. Nel senso che magari appunto è il negozio sotto casa, l'appartamento di fianco a casa dove sì, magari mai ci avevano accorto in nulla. Sì, certo. Sì. Quali sono quelli che magari vi hanno stupito un po' di più anche in questo caso? C'è qualcuno che ti ha colpito, Giulia, di questi luoghi? Ma io credo che no, devo dire non ce n'è uno che mi ha colpito di più. Sicuramente uno di quelli che poi tornano nel discorso delle Lenzuola, esatto, è Casa Chiaravalle. Ah. Perché lì c'è stato settimana scorsa e ci sarà anche questo fine settimana una attività, una, diciamo un incontro, Restate Liberi, sui ragazzi che hanno fatto i campi di Estate Liberi quest'anno e che appunto magari sono interessati, come dicevo prima, e vogliono continuare durante l'anno e magari entrare all'interno di un presidio. E Casa Chiaravalle adesso è gestito da un'associazione che si occupa di come dire, tutelare stranieri, famiglie, come dire, con problemi, con anche difficoltà, con economica, difficoltà economiche, esatto. E a Casa Chiaravalle settimana scorsa sono stati scritti dei nomi di vittime di mafia su questi famosi lenzuoli che poi andranno il 21 marzo. Anche questo weekend, giusto, a Casa Chiaravalle c'è ancora qualcosa? Domenica, sì. Quindi potete andare, magari Silvia metti i link anche a Casa Chiaravalle nei commenti a questa diretta in modo che si possa andare a vedere appunto tutte le indicazioni per l'evento. Oltretutto so che proprio Casa Chiaravalle si è parlato molto anche di vittime, diciamo, del caporalato, invece che un altro tipo di mafia, diciamo. Sì, sì, sì. La cosa interessante è che anche quello, un tema che pensiamo destinato alle campagne lontane da noi, la Campania, la Puglia. La Sicilia, la Calabria, invece ce lo ritroviamo nell'Inter, nella ricordo sempre il secondo comune più agricolo d'Italia è Milano, quindi qui ce lo ritroviamo. È vero. Sì. Anche qui però è un tema che sentiamo lontanissimo da noi. Eh certo, perché comunque è sempre relegato appunto a uno scenario meridionale, no? La Puglia, la Calabria, la Campania, però appunto abbiamo deciso, cioè anzi le ultime vittime che sono state aggiunte alle 1011, cioè che anzi esatto, che, cioè, che hanno aumentato il numero di vittime riconosciute, che ha portato appunto il numero a 1011, sono appunto vittime del caporalato. Infatti noi abbiamo proprio iniziato, hanno iniziato i ragazzi il 6 e proseguiremo questa domenica proprio da quelle vittime lì. Ricordiamoci però, allora, siamo quasi in chiusura. Allora, prima di tutto ricordiamo a questo punto l'appuntamento di domenica. Il 13, domenica 13 a Casa Chiaravalle, chiunque abbia fatto un campo. E invece, se vogliamo metterci in contatto con Unilibera, quali sono le coordinate per trovarvi? Su Facebook, Instagram, Unilibera Milano, oppure comunque la pagina coordinamento, esatto, Libera Milano. Per diciamo l'iniziativa Lenzuoliamo Palermo, sì, scrivere alla mail milano@libera.it. Si può andare appunto nella sede di in Libera, sede, via conoscere una vittima, adottare a quel punto, dicevo, appunto, sì, una vittima di mafia, una vittima innocente di mafia, e poi a quel punto realizzare il lenzuolo che verrà poi unito insieme a tutti gli altri e verrà portato a Palermo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere state qui con noi oggi. Allora, appuntamento domenica a Casa Chiaravalle, ma poi comunque appunto sulla pagina Facebook o Instagram di Unilibera Milano trovate tutto quello che può interessare. Davvero ragazzi, mi appello un attimo adesso a quegli universitari che ci stanno guardando, fatevi un giro sulle loro pagine, andate a conoscere, andate a parlarci, è davvero interessante, è un tema serio, importante, ci si diverte anche, però vedo che sono super sorridenti, quindi insomma non è una cosa pallosa, diciamo, ma anzi ne uscite pieni di informazioni importanti, come dicevamo prima, come dicevate giustamente voi, anche formative per il futuro, nel senso che poi ci si muove anche in maniera diversa fuori dall'università e nel mondo del lavoro. Assolutamente. Grazie mille allora ad Anna Sparavigna e Giulia Rocchi, grazie mille di essere qui con noi oggi, grazie. Buona giornata. Grazie anche a voi che ci avete seguito, come sempre l'appuntamento con Good Morning Milano torna domani, ma domani siamo in esterna, siamo giovedì e venerdì saremo con Atlantis Company a Reinventing Fundraising, vi invitiamo a venire a vederci in via Tortona 35, ma comunque al Now Hotel, ma siamo anche online tutta la giornata, sia di giovedì che di venerdì, da Reinventing Fundraising. Grazie mille davvero di averci seguito, buona giornata e a presto.